La Sardegna ha fatto da cornice all'apertura del campionato italiano velocità montagna. Un risveglio dopo il letargo invernale per una specialità che vive completamente tra la gente, che sa come poche dialogare con il pubblico che diventa parte integrante e modulare di un mondo affascinante. Le salite sanno scoprire i territori ed invitano a scoprirli e viverli. Tutto è molto più facile e conseguenziale quando si tratta di luoghi dalla rara bellezza come la città sarda. È iniziata proprio dalla 61esima Alghero Scala Piccada all'Avventura 2023 del Tricolore Montagna, da una gara che rappresenta non solo un appuntamento sportivo, bensì un evento a tutto campo per la sua città e la sua regione. In questo contesto si ricomincia l'avventura del campionato italiano Velocità Montagna, con i suoi protagonisti pronti a nuove ed esaltanti sfide, ma anche con le tante novità. Il Tricolore torna in Sardegna grazie all'impegno dell'Automobile Club Sassari, organizzatore dell'evento, che conosce appieno il valore che la gara costituisce per il suo territorio. Io sono stato uno dei promotori, insieme insomma all'assessore Chessa, proprio di questo argomento, cioè promuovere lo sport abbinato al turismo. E questa è una cosa fondamentale, perché soprattutto in un periodo come questo, di fine marzo, dove comunque le strutture ricettive sono vuote, ci sono attività anche in una località turistica come Alghero, il tempo non è ancora quello estivo dove si va al mare eccetera, quindi l'obiettivo è quello di portare dei flussi turistici intercettati con lo sport. Noi come autoconfederazione, come Automobile Club, abbiamo il dovere di promuovere, di portare nel nostro territorio le manifestazioni sportive, le manifestazioni motoristiche, lo stiamo facendo, abbiamo un buon riscontro perché la regione ha messo a disposizione dei fondi a noi enti per poter organizzare, e quindi si crea quell'indotto all'interno dei territori importante, fondamentale in un periodo di spalla per aumentare quella che è l'economia nel territorio. Dopo la giornata dedicata alle operazioni preliminari completamente in mezzo al pubblico e ai curiosi, e a chi conosce e da chi scopre le auto da corsa della montagna, il fascino delle salite coinvolge anche chi di sport ne ha vissuto tanto, un campione del calcio come Antonello Cucureddu. Ma sempre presente, intanto vi ringrazio perché a parte gli amici che ci sono qui con voi nell'organizzazione, a me piacciono le macchine, quindi vengo sempre volentieri, e quindi complimenti a voi che tutti gli anni ci date questa soddisfazione qua. Da ragazzino facevano sempre queste gare e quindi ancora oggi mi dà soddisfazione perché ho degli amici che concorrono e quindi arrivano un po' da tutta l'Italia e mi fa piacere, insomma. Poi a me piacciono le macchine e quelle curve lì le ho sempre fatte con la mia macchina, magari con la moto, però stando seduto su una macchina del genere io l'ho provata e dai brividi, insomma, ecco. Prima di accendere i motori e vedere scattare il semaforo, siamo andati a vedere come si vive la vigilia al paddock ed anche i momenti che precedono sia le ricognizioni sia la gara. Diversi modi di iniziare la giornata, diversa l'attesa, diversa la preparazione, comune l'agonismo. Ma arriviamo qua al team, andiamo a fare gli ultimi preparativi, scaldiamo le macchine, cerchiamo di capire quali sono le temperature che affronteremo oggi, le temperature dell'asfalto, vediamo se viene fuori un po' di sole, che ne abbiamo bisogno, e niente, poi ci prepariamo alla prima manche che servirà per capire tutto della macchina e del percorso. Sicuramente se venisse fuori un po' di sole, si riesce a scaldare più l'asfalto, ci darebbe una grossa mano. Speriamo nelle temperature e che non faccia scherzi di pioggia. Ecco una calamita nel volante là, d'Alberto. Si è persa ora allora, guardiamo dentro la macchina. Guarda, dai, non è dentro la macchina questa qui. Dentro la macchina è sicuro. Deve mettere un coso d'attacco, magari attaccata da qualche parte. Vabbè, qui abbiamo tante macchine e non è facile, però dai, cercheremo di arrivare in fondo alla giornata in qualche modo. Ma
si cerca di capire, parlare con i piloti, capire che problemi ci sono sulla macchina, dove migliorare un po' l'assetto per cercare di abbassare il tempo il giorno dopo. Che fai? No, io volevo scaricare i dati per vedere con quale mappa aveva corso l'ultima gara. La direzione gara, parco chiuso. Sicuramente io gli do i miei consigli, poi ogni pilota ha la sua guida, il suo modo di condurre la macchina nel suo modo giusto, quindi io cerco di dargli una guida e poi però loro dopo devono gestirsi la vettura al meglio. Ma io analizzo bene la mia manche di prove, anch'io come gli altri si cerca di andare a cogliere tutti quei punti dove magari abbiamo avuto delle esitazioni o dove la macchina non era perfettamente in linea, per cercare di migliorarla e tirare un po' giù il tempo domani. Cosa provare sulla macchina e concentrarmi sulle modifiche che ho fatto per capire se possono funzionare e per poi farne delle altre nella seconda prova. Questo momento è così. Ma guarda, la macchina, diciamo, il telaio è simile, insomma, alla PA2000 di qualche anno fa, quindi lo conosciamo, però con queste un po' di diversità che ci sono e questo motore molto più potente, bisogna cercare di mettere a terra i cavalli e anche come gestire proprio in generale la macchina. Secondo me siamo a un buon punto, però ovviamente c'è un potenziale secondo me ancora da scoprire, quindi vediamo di un po' alla volta se riusciamo a scoprirlo. Ma sai, di solito veniamo da casa con tutti i controlli fatti, quello che riguarda appunto le verifiche, cioè i propri controlli, insomma, generali. Poi scaldiamo i motori e magari stanno apportando qualche modifica che al pilota è venuta in mente durante la notte, questo sì, di solito prima delle prove. Poi magari più tardi o domani mattina si lavorerà su quello che abbiamo visto oggi, insomma, ecco.
Niente, abbiamo fatto questa scommessa in salita con questa macchina, io sono un appassionato di GT, vediamo se riusciamo a farla andare, dai. E in pista è andata forte, insomma, e quindi questa è una macchina che ha fatto, vedi, infatti c'è ancora l'ultima livrea ufficiale, la 24 ore di Daytona, ha fatto Le Mans e ha fatto tutto il campionato 2019. Io ho delle esperienze sulle gare di durata, avendo corso nel 96, ho fatto Le Mans, ho fatto tutto il BPR all'epoca in coppia con Massimiliano Angelelli, e poi sono sempre stato anche nelle vecchie gare di durata tipo 1000 km con gli sport, ho fatto negli anni 90-80, insomma, quindi mi piacciono, insomma, le gare di durata. Ma la macchina mi ha colpito innanzitutto perché è una macchina che in pista, insomma, è andata forte, quindi la scommessa è sempre quella poi di tradurre quello che va in pista, portarlo in salita. E la macchina è una macchina da 590 cavalli perché comunque andiamo incontro a restrizioni, pesa 1300 kg e niente, vediamo un po', questa è la prima salita di prova, vediamo se riusciamo a farla andare. Dopo le manche di ricognizione, quindi le prove, si analizza con la testa tutto quello che è successo e normalmente si guarda il camera car per capire se si può staccare più avanti, se magari ha avuto un problema alla macchina, allora lo si evidenzia e poi il capo meccanico e a Simone gli si dice magari il problemino che ha, allora si prova a risolverlo. E niente, per cui comunque finite le prove non è che si va a cena, insomma, finite le prove si prosegue con la verifica della macchina per apportare le maggiori migliorie possibili. Come dicevo, se la macchina smusa cerchiamo di regolarla, di cambiare un po' le incidenze, e a volte le macchine sono anche giuste, è solo una questione di pneumatici, che magari la domenica poi con il pneumatico nuovo il problema si risolve. Poi abbiamo un database storico, per cui guardando il database storico si cerca di arrivare al limite su quello che si è fatto lo scorso anno o l'anno prima, e facendo così non devi stravolgere l'autovettura. Siccome, come si sa benissimo, la salita ha a disposizione due manche di prova, due manche di gara, se si sbaglia qualcosa bisogna aspettare 365 giorni dell'anno prossimo. Non è come in pista che puoi ritornarci dentro e dire aspetta che ho fatto la modifica, no, non va bene, rimettimela come prima. Qua i giorni passano e ad Alghero bisogna ritornarsi l'anno dopo. Allora, i problemi degli ultimi minuti, la sistemazione delle cinture di sicurezza, perché poi in ultimo si fa che arriva il commissario, tutti su, però magari le misure non sono a posto. Allora noi la mattina prima di risalire in macchina ci si fa bene attenzione che le cinture siano aperte al massimo. Poi si controlla la pressione della benzina, la pressione dei pneumatici, perché magari sa, qualcosa può essere che sfugge. Allora si fa la pressione dei pneumatici a freddo, in maniera tale che poi si scalda la temperatura e si stabilizza la pressione dei pneumatici. Bene, adesso si fa una pressione di base, poi si stabilizza prima della partenza e poi si vede in base alla temperatura e alla pressione di arrivo. In base alla pressione di arrivo su al traguardo poi si stabilisce la pressione esatta per la gara di domani. Lo potete vedere tranquillamente, c'è il mio meccanico Carmine Napoletano che sta effettuando gli ultimi controlli prima di partire, giusto così a scrupolo precauzionale, anche se avevamo già preparato tutto nel migliore dei modi a casa. E siamo qui speranzosi di prendere informazioni per i primi chilometri su strada con questa nuova macchina, questa nuova avventura dove ci siamo tuffati. Ma questa è una macchina completamente nuova, Enzo Sella ha disegnato e omologato un altro telaio che è completamente diverso, sia di passo, dimensioni, più rigido, e ha un'aerodinamica completamente nuova soprattutto nella parte posteriore e inferiore. Abbiamo geometrie diverse, è rimasto poco e niente della vecchia, sembra uguale ma non è. Il motore, tu sai benissimo il mio legame alla famiglia Petrilieri LRM Motors, e sono anni che sognavo di averlo, questo 1170 turbo, è un motore con circa 400 cavalli e la coppia più o meno di un 3000, almeno così mi dicono, ma va veramente forte.
La competizione ha regalato tante ed intense emozioni. Ha segnato i primi punti di CVM ed anche per la serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna Zona Centro Nord e Sud, in una giornata dal meteo incerto sin dalla giornata di ricognizioni. Sì, già 3 anni che la faccio e sembra una strada bellissima. Ora con il mando stradale nuovo ancora di più. Sì, sì, dai, ancora prova uno, iniziamo a vedere un po' la macchina. È la mia prima salita dell'anno 2023, quindi prendiamoci un altro po' la mano. Con la limitazione dei giri? Sì, bello, è molto veloce, parte il primo tratto, però un po' scivoloso a causa forse dell'asfalto nuovo. Comunque è andata bene. Il tracciato è molto bello e come sempre non è la prima volta che faccio questa gara e quest'anno ho fatto un sacco di migliorie, quindi bisognava solo assaporare l'asfalto nuovo per capire se teneva, se aveva grip o non aveva grip, e infatti ha bisogno di una passata di rodaggio sul percorso. Ho trovato alcune autovetture ferme sul percorso, per cui la mia prestazione è proprio tranquilla, adesso guarderò i tempi. Nelle due salite di gara, colpi di scena e sfide serrate. Simone Fagioli sul Norma M20 FC Zytec ha vinto la 61esima Alghero Scala Piccada. Il pilota fiorentino portacolori Best Lap ha aperto il campionato italiano velocità montagna 2023 con il successo in entrambe le salite cronometrate della gara sarda organizzata dall'Automobile Club Sassari. Podio completato a son di colpi di scena quando il sempre tenace Achille Lombardi, sua sella turbo, è stato fermato da un testacoda in vista del traguardo. E da allora si è spianata definitivamente la strada per il giovane siciliano Luigi Fazzino, anche lui sua sella turbo, con cui è riuscito a tenersi alle spalle l'aggressivo trentino Diego De Gasperi con la generosa Osella FA30, che ha inaugurato la stagione anche con il primato in gruppo E2SS, di cui l'alfiere V-Motorsport detiene il titolo. Sì, mi pare un'edizione straordinaria, la 61esima, con l'avvio del campionato, quindi con tutte le squadre presenti, tutti i piloti migliori presenti, davvero un'edizione che ha rilanciato e che sta rilanciando ormai da un po' di anni, però questa edizione in particolare, una gara che per noi è storica e tradizionale, quindi è anche una gara del cuore, perché io mi ricordo da bambino, mio padre mi portava a vedere allora dicevamo le 500 truccate, tutte le auto bellissime, oggi siamo ad un'evoluzione straordinaria, davvero. Per Alghero è anche poi una questione di sviluppo economico, di promozione, e quindi davvero questa collaborazione fra la nostra amministrazione, la Regione Sardegna, l'ACI di Sassari presieduta dal presidente Giulio Pes, è un connubio ed è un matrimonio che dura, che durerà e che fa degli sport motoristici un perno delle nostre attività sportive. L'obiettivo dell'Automobile Club di Sassari è quello di dare valore al patrimonio delle gare automobilistiche che sono state create negli anni dai nostri predecessori, come l'Alghero Scala Piccada, nata negli anni 50 per intuizione del Marchese di Suni, e l'obiettivo nostro è quello di portarla ai massimi livelli, come merita, come percorso, ma soprattutto col calore della città, il calore dei sardi, il calore degli algheresi e la grande ospitalità che abbiamo dimostrato di dare in questi giorni. E anche con la pioggia siamo riusciti a portare avanti la manifestazione senza nessun intoppo, quindi colgo l'occasione per fare i ringraziamenti a tutto lo staff organizzativo, a tutti gli ufficiali di gara, alla direzione gara, perché hanno fatto veramente un lavoro eccellente. Quarta piazza in rimonta per l'inossidabile siciliano Franco Caruso sul Nova Proto NP012. A completare l'ottima top 5 Sergio Parris, primo dei sardi in casa e di classe 2 sesta 1150 sulla Wolf GB08 Thunder, monoposto con la quale sarà il via del tricolore prototipi 2023. Nelle battute finali di gara 1, noie tecniche per il campione europeo Christian Merli, costretto a tagliare lentamente il traguardo sulla Osella VA21 Turbo ed abbandonare le ambizioni di vertice ed anche la corsa.
In sesta posizione al suo ritorno sui prototipi di gruppo CN, il calabrese Rosario Iaquinta ha fatto valere la sua lunga esperienza ed ha vinto la categoria delle biposto con motore di serie. Altra vittoria di gruppo, quella ottenuta in E2SH con il settimo tempo assoluto dalla ligure Gianluca Ticci sulla estrema e sempre agile Fiat X19. Ottime prestazioni per i giovani della Nova Proto NP03 Aprilia. Il camuno Virgilio Gosio, che ha usato la sua esperienza sul bagnato per attaccare il successo di classe e classificarsi ottavo, mentre ottimo l'esordio del senese Mirko Torsellini, che, sebbene privato delle ricognizioni per un contatto con una barriera, ha usato la sua sensibilità di cartista vincente per attaccare anche sull'acqua. Deciso successo in gruppo GT per il campione in carica Lucio Perugini, funambolico e concreto al volante della Ferrari 488 Challenge Evo. Il foggiano di AB Motorsport ha mantenuto saldo il comando tra le 8 supercar presenti, sebbene si siano pericolosamente avvicinati sia il sempre tenace ed esperto partenopeo Peronappi, che ha portato al debutto la mirata Aston Martin Vantage in versione GT3, sia del brindisino Francesco Montagna, ora decisamente disinvolto sulla potente Lamborghini Huracan. Prestazione superba per Fabio Titi, che su Peugeot 106 ha vinto il gruppo Racing Star Plus con la 15ª prestazione assoluta, seguito sul podio dall'esperto milanese Gianluca Grossi su Renault Clio e dal messinese Salvatore Venuti, anche lui sulla 106 francese. Esordio per il nuovo gruppo TCR, le prestanti autoturismo in arrivo dai circuiti, dove si è imposto il bergamasco di Sicilia, Rosario Parrino, grazie alla confidenza acquisita sulla Cupra Leon, con cui ha preceduto sull'acqua il campano Giuseppe D'Angelo al volante della Hyundai i30. Il calabrese Giuseppe Aragona ha iniziato con un successo la difesa del titolo di gruppo E1, tornato su Mini e, sebbene una vettura ancora non al top, ma a cui il campione ha saputo chiedere molto sul bagnato. A poco sono serviti i decisi attacchi del rallista sardo Sebastiano Puzzu su Renault Clio e del corregionale Felice Salaris su Peugeot 208. Tornato sulla Mini, il pugliese Giovanni Angeli ha aperto la stagione con una bella affermazione in gruppo Racing Start Cup, mentre in Racing Start 1-1 tra l'altro fasanese Angelo Loconte su Peugeot 308 e la sempre più convincente 18enne altoatesina Selina Prant, molto a suo agio sia al volante della Mini sia sul fondo difficile dove ha sferrato l'attacco in gara 2.